Bentornati nella cucina di Monica. Allora, questa sera prepareremo i fusilli cilentani senza uva, perché ci sono due alternative, con le uva e senza uva. Noi questa sera li facciamo belli leggeri leggeri. Allora, mettiamo la farina di semola di grano duro di macinata, poi aggiungiamo l'acqua tiepida e aggiungiamo l'olio d'oliva. Mescoliamo il tutto. Ecco qui. Adesso passiamo sul nostro piano di lavoro il composto che abbiamo ottenuto. Una volta che il nostro composto sarà pronto, allora iniziamo a tagliare dei tocchettini così. Poi stendiamo delle cordicine lunghe lunghe, mi raccomando. Fateli più o meno della stessa misura. Ok, iniziamo a stenderli con il nostro fusillo. È il tipico ferro dei fusilli. Questo era di mia mamma. Si mette il ferro all'interno, si inizia così. Ecco qua. Questo continuiamo per tutto l'impasto. Una volta che abbiamo finito di preparare i nostri fusilli, li andremo a prendere così delicatamente. Li andremo a buttare nella pentola, anzi, tiella, perché mia mamma, quando si facevano i fusilli, diceva: Monica, vai a riempire la tiella, e io capivo che era la pentola. In tutte le case, prima, la domenica, si sentiva il rumore del ferro dei fusilli in tutte le case. Li andiamo a immergere subito nell'acqua. Rigorosamente una pentola di alluminio. Qualche minuto e sono pronti. Ecco qui, i nostri fusilli sono pronti. Adesso andiamo a metterci il formaggio. Abbondate col formaggio, poi ci mettiamo del basilico fresco, qualche pezzettino di salsiccia piccante, il fusillo cilentano con ragù piccante è pronto. Ecco qui. Buon appetito a tutti. Volevo salutarvi, ringraziarvi uno per uno, tutti quelli che mi stanno seguendo, stanno visualizzando, si stanno iscrivendo al canale, e un saluto grande 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 a tutti gli amici di Cilento Channel.